Boah, Blockenfinale, ich war schon mal. Scusate, buonasera, ma buon pomeriggio, ma siamo al tè del venerdì? No, perché... Sì, certo. Ah, ma voi siete svedesi? Sì. Ecco, allora io chiederei solo una cortesia. Per la sanità nostra, che siamo italiani, potete parlare in italiano, vero? Accetta. Grazie, buon pomeriggio. Loro sono delle nostre amiche, hanno accettato di fare questa sceneggiata così perché stasera, oggi pomeriggio, al tè del venerdì, che è una trasmissione in streaming di Sesto TV e Piana Notizie, qui al Dadartè di Sesto Fiorentino in via Gramsci 202, si parlerà di Svezia. E lo si parlerà con una comunità svedese di tutte bellissime signore che da tempo vivono tra Sesto, Scandicci, Calenzano, insomma stanno qui nella piana, vivono, lavorano, parlano benissimo italiano e ovviamente svedese e hanno accettato di fare questa sceneggiata per me perché sanno che mi piace molto la Svezia e allora gli ho chiesto di poter parlare svedese e quindi mi hanno accontentata. Ma che cosa avete detto? Lena. Si parlava appunto della festa di mezz'estate. Eccoci. E la Martina ha avuto l'accortezza di portare questo simbolo della festa. E quindi è fatto bene, almeno così abbiamo anche un qualcosa di tradizionale vostro. Sì. Infatti noi, oggi è il 14 giugno, ma il 21 ci sarà la festa di mezz'estate. Sì. A Ikea. Allora intanto vi presento, perché così almeno quando parliamo Barbara Stanevi. Ecco, sì, il cognome mi chiedo di dire da voi. Lena. Larsson, uguale a lei. Stig Larsson. Sì. Martina. Martina, però in svedese si dice Martina. Ah, Martina. Adeguata. Anna. Ecco, Anna, per cui insomma, che si scrive con l'H immagino, no? Ah, con l'Anna normale, come da noi, insomma. Bene. No, allora dicevamo, il 21 c'è questa festa di mezz'estate e proprio perché qui a Sesto Fiorentino c'è l'IKEA, la festa di mezz'estate viene fatta anche all'IKEA. Fanno festeggiare, sì. Ci vuole il microfono, vuole. Facciamo a passarci il microfono, il testimone, diciamo. Sì. Allora Barbara, sicuramente Lena sa meglio questo di me perché lei parteciperà a bellissimi vestiti svedesi e io purtroppo non ci sarò quest'anno. Sarà comunque venerdì prossimo a Ikea. Metteranno su questo. Sì. Questo come si chiama? Un albero, no? Midsommarstommen. Che significa albero di mezzo? No, scusa. Albero. Sì, albero sì, di il palo di mezz'estate. Palo di mezz'estate. Così facciamo anche qualche lezione di svedese. No, infatti noi volevamo avervi qui proprio il giorno del 21, ma poi sapevamo di questa festa, quindi abbiamo detto vabbè, lasciamo giustamente andare a seguire la festa. Noi fra l'altro ci siamo anche stati, ci è piaciuta molto. È stata, sì. Ho visto. Tutti sono benvenuti a venire a vederci, ecco. Perché poi facciamo anche abbastanza ridere, perché oltre ai balli tradizionali, quelli magari un pochino più graziosi, facciamo anche il ballo della rana, per esempio. Ecco. Okay. Qua, le rane. Ed è una cosa abbastanza buffa, sì, perché poi ci sono i bambini, ci sono i vostri mariti, i vostri compagni, insomma, c'è tutta la comunità. I bambini sono abbastanza, non partecipano così volentieri, nel senso che noi dobbiamo costringere a partecipare. Noi che le tradizioni sentiamo veramente dall'infanzia, siamo noi grandi, noi che portate, che ci divertiamo di più di loro, però. Sperando che anche a loro qualcosa si riescano a trasmettere, insomma, questa tradizione. Voi avete tutti dei figli. Ecco, una cosa che voglio chiedere, mantenete anche, quando parlate con i vostri figli, anche se sono alcuni hanno figli piccoli, avete figli piccoli, così, parlate in svedese oltre che in italiano? Svedese. Svedese. Sì, in svedese sì, però ho notato una cosa, perché ormai ora anche il terzo è entrato all'asilo, che finché sono in casa,
stanno, sì, si riesce bene a parlare svedese, rispondono in svedese. Quando cominciano l'asilo vedono che queste parole non funzionano e allora quindi si sono adeguate, cambiano, e cambiano, e queste parole che prima le dicevano in svedese pian pianino le perdono. Questo però insomma, è un peccato, perché comunque è una lingua difficile detta da me, perché certo per voi è semplice ovviamente, ma per chi la deve studiare mi sembra che sia una lingua piuttosto... La pronuncia è molto difficile, la grammatica a confronto alla vostra italiana non è difficile, però la pronuncia sì, è molto, magari molto difficile. Ecco, io ho un'altra cosa, prima quando abbiamo iniziato, avete aperto questa trasmissione, che cosa avete detto esattamente? Perché io... non ho capito, quindi che cosa avete detto? Ci fate una traduzione delle prime parole, perché mi avete detto buon pomeriggio, non si usa dirlo in svedese, è così? Sì, no, buon pomeriggio no, esiste la parola, però non è una cosa che normalmente si usa, come anche per esempio buonasera. Buonasera, no. Si dice sì, buonanotte, però è una cosa molto intima, si dice proprio buonanotte prima di spegnere la luce, non è che si dice... Certo, bisogna essere in certe situazioni, non è che... No. Siamo molto informale, quindi okay. ciao, tu a tutti, ecco, non abbiamo la, non usiamo più la forma di cortesia. Tu a tutti e ciao e basta. Ho capito, sì. Quindi insomma siete molto più diretti, più pratici che rispetto. Per altri no, mi incuriosi. C'è qualcuno? No, perché non siamo tutte donne? Invece quello che sta arrivando. Buonasera. Mi sento un po' un intruso, innanzitutto benvenuti a tutte. No, ma più che altro. Due curiosità, perché io ora ritorno dietro, perché io ho la mia parte quando arriverà il nostro Asdrubale Porcellotti, questa è un'altra cosa. Sono molto curiosa del signore. Di Asdrubale, è un tomber de femme, state attenti perché è veramente un personaggio che attrae in una maniera incredibile. No, due cose, prima di tutto una curiosità mia personale, io spesso in questa stagione vado su un sito internet che fa vedere le webcam del Grande Nord. E a questo punto, quando ci colleghiamo, per esempio, con la Svezia, Norvegia, Circolo Polare Artico, a mezzanotte c'è sempre il sole, cose a cui ovviamente qui non siamo abituati. Ecco, come vi siete adeguate? È stata una cosa rapida, veloce, oppure sentivate questa differenza? E oltretutto per l'inverno la cosa opposta, in sostanza, il contrario. E poi la seconda cosa, poi io scompaio. Sento delle parlate diverse, qua sento un buon accento fiorentino, mi pare. Mentre invece le altre mi pare che ancora mantengano un qualcosa di nordico. Ecco, queste erano le mie questioni da porvi. Bene. Ma poi non volevi essere qui presente con qualcosa oggi pomeriggio, ma mi hai detto, guarda, io porto degli amici. Non ho trovato una scatola di svedesi, mi dispiace, c'erano soltanto i familiari, quelli dello zolfo, quindi gli svedesi non c'erano, i fiammiferi. Ma noi facciamo anche questo. Quindi, allora la questione del tempo che cambia, del sole che c'è fino a tardi, l'avete sentito questo? Vi manca? Differenza anche tra nord e sud della Svezia. Infatti questa Anna è del nord. E quindi se tutta la parte del nord della Svezia e lì durante la notte c'è luce tutta la notte. Fino a luglio, fino a luglio. E si vive, si sta svegli di più, si vive di più le giornate, non le sonne. Ecco. Invece l'inverno, quando è sempre buio, si dorme molto di più. E questo cambiamento l'hai sentito venendo qua? Cioè hai sentito la differenza? Cioè il fatto che qui comunque è tutto più tradizionale, di giorno c'è, cioè il giorno di sera. Sì, mi hai colpito il fatto che quando è notte buio, questo quello è un po' uno shock, immagino, perché in certe situazioni. Quanti anni è che sei qui? Sono quasi 20 anni. Quindi per forza ti sei abituata. Per le altre no, invece dal nord della Svezia chi è che viene? Solo Anna? Altezza Stoccolma.
No, per quello non ho sentito il cambiamento, per me più altro è il caldo. Ecco, infatti volevo proprio arrivare a questo, dico, parliamo di temperatura. Ci capavate tutte le cose, perché sennò. Sì, perché in Svezia caldo così non credo ci sia, no, come che magari è praticamente calda, però di solito si mantiene verso 20 gradi, 25, quando è proprio caldo. Io, anche perché comunque era difficile abituarsi, anche secondo me, anche alla temperatura d'inverno, nelle case però, molto. Cioè, nel senso, è troppo freddo perché ci sono sì, ma anche la isolazione secondo me è molto diversa che della Svezia. Le case sono completamente costruite in un'altra maniera. Qui c'è troppi, come dico io, gli spifferi che ti passano dappertutto e c'hai un freddo di continuo in casa, anche se le temperature sono le solite in casa in Svezia. In casa qui, e in casa in Svezia siamo in maniche corte. Qui c'hai maglione, io ho mai messo un maglione di lana in Svezia, mai, non esisteva la maglione di lana nella mia garderoba. Da quando sono in Italia d'inverno c'ho solo maglie di lana. Sì. Una cosa. No, vado in Svezia, devo ricordarmi d'inverno, devo ricordarmi di prendere le robe estive, sì. Corte, le camicette, queste cose qua. Perché le comunque hanno più caldo anche in casa, cioè almeno i miei siamo 22 gradi, 23 gradi in casa. Ma è un sistema, quindi, come diceva lei, legato anche a, proprio alla costruzione, sì, della. Sì. Dell'isolamento delle case, secondo me. Invece diciamo la felpa, magari il felpone si usa durante l'inverno, io lo porto l'estate, perché è vero. Se uno deve stare fuori, un po' di usanza anche c'è stato un po' di simile. Di sera, certo. La giacchetta di pile, queste cose di questo non ci avevamo pensato, non ci avevamo pensato, devo dire la verità. Quindi anche nell'abbigliamento, come dicevate, ci sono per forza delle differenze, immagino, insomma. Poi magari è buffo anche questo, quando sono arrivata in Italia, e gli armadi di cambio stagione, che per me era una cosa, non capivo per quale motivo. Noi l'armadio era tutto uno, nel senso, è lì, la roba è lì, estate, inverno è sempre la storia. Qui invece tutte queste scatole in giù, poi in su, puoi cambiare, e anche questo è diverso. È vero. No, come si fa a tenere tutta la roba? Io non so. Ma si usa la solita cosa, estate, inverno, è sempre quello. Non c'è posto. Vabbè, il problema è non c'è posto, purtroppo non c'è mai posto. Ma no, però è vero, ecco, usate più o meno sempre sì, solite cose, sì. Le cose di peso medio, cioè, sì. E qui non si usa quasi mai, perché d'estate è troppo caldo, sì. E d'inverno è troppo freddo, le felpe, le mani anche lunghe, il cotone qui. Sì, sono 2 giorni all'anno, sì. In Svezia no, in effetti noi invece si pensa, no, si va in Svezia, è freddo, mi compro i maglioni, sicuramente li trovo là, i maglioni così, non è così. Magari hai dei giubbotti d'inverno, quando è freddo c'hai giubbotti pesi, in senso c'hai il giubbotto peso, ma sotto puoi anche avere una manica corta, perché appena entri in un posto è caldo nel. Quindi questa è, ma anche ad esempio immagino sia stato una sempre rimanendo nell'abbigliamento, che comunque è una cosa molto femminile in ogni caso, cioè ci siano stati anche dei problemi, delle differenze anche nell'uso delle scarpe, cioè nel senso scarpe leggere da voi, cioè, Si mettono anche a 17 gradi, sì, appena arriva il sole e sì. Escono fuori i sandalini. Sì, appena esce un po' di sole in Svezia vedi tutte le svedesi sono belle vestite da pieno estate. No, tra l'altro, allora si dice le svedesi sono tutte bionde, no, te e Barbara no, ad esempio, no. Però gli occhi chiarissimi proprio da svedese, perché tu hai una, sei una miscelanea. Sì, io non sono una vera svedese, diciamo, la verità, non... sono nata. Ti abbiamo adottata. Mi hanno adottato.
anche loro, no, no, vabbè, però no, non sono, sono nata in Svezia, ho vissuto tutta la mia vita in Svezia, ma non ho genitori svedesi, mm-hmm. sicché non sono, non ho sangue, il sangue svedese, diciamo. Però insomma la tua vita è... Sì, 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 sono in senso... Allora, io vi faccio la classica domanda che vi fanno tutti, perché siete arrivate in Italia? Quanto ve l'ho già fatta, ma comunque... Io per studiare, mi ha mandato mio padre per studiare, per il fatto del studio, e poi rimasto, sono rimasta. E poi? Sei rimasta con figli? No, adesso ho due figli, e sono rimasta per lavoro, ho messo, sì, ora ho i miei due figli e lavoro, e comunque ho la mia vita qui, sono 20 anni che sono in Italia, sicché comunque la mia vita è qui ora. Lena? Io sono 26 anni che sono qua. Io sono venuta, ho fatto la ragazza alla pari per un anno, dovevo stare su un anno dopo fra il liceo e l'università praticamente, mm-hmm. e pensavo di fare un anno all'estero così per fare un'esperienza diversa, per noi è molto, si fanno, cioè tantissime persone lo fanno, no? E avevo studiato inglese, francese, tedesco, infatti vado in Italia. Appunto, che non c'entra nulla con queste tre lingue però. E quindi, sì, per imparare italiano comunque ho fatto un anno all'estero in una famiglia, invece non c'erano bambini, c'era una signora anziana che comunque aiutavo a badare un po' a lei, così ho imparato italiano e sono... E sei rimasta qui. Sì, ma sei rimasta perché affascinata dalle colline toscane, e dal buon vino e buon olio, dalla gastronomia, o perché... Un po' per tutto, perché comunque la mia decisione di rimanere... O dagli italiani. Anche, assolutamente, fanno parte dell'Italia. Daniele vede tutto contento. Quindi un po' tutto insieme, cioè mi sono veramente trovata bene. E quindi ho deciso di rimanere. Per alcuni anni facevo avanti e indietro, cioè andavo magari due o tre mesi in Svezia, lavoravo e guadagnavo un po' di soldi, poi tornavo in Italia e poi stavo un altro pochino. Invece poi mi sono resa conto che volevo rimanere qui, e poi mi sono sposata, mi sono fatto due bambini. E poi ho fatto l'università invece a Firenze. Quindi oggi fai la guida turistica, vero? Sì, accompagnatrice, è la traduttrice. Quindi. E invece Martina è arrivata qui anche 20 anni fa, anche no, un po' meno, 15 anni fa. Cioè siete arrivate tutte bambine, da quello che tutte bambine perché dopo liceo. Perché in Italia? Non ho trovato questo programma, questa scuola a Firenze di arredamento di interni, e quello sì. Un anno, perché forse era un anno. Poi ho visto, perché dalla 7 non si vedeva che era più lunga, un anno, però c'erano altri 2 anni che erano da 6. Quindi se diciamo tutto, e io ho cominciato a lavorare qui. E poi hai famiglia anche tu. Per Anna la situazione è arrivata qui in Italia, quando sei arrivata? Circa 20 anni fa. Era per studio, volevo imparare l'italiano bene, volevo fare l'Inter. Poi ho incontrato il marito, La vita è cambiata, però sono rimasta in Italia. Però un bellissimo negozio di... È un negozio? Un negozio di che cosa? Di un rilegatoria. Quindi anche un lavoro un po' particolare, perché bisogna saperlo fare, cioè non è che ci si inventa da un momento all'altro. Quindi insomma una cosa. Molto bello, ricettari, gli album da foto. Ha detto ricettari, io pensavo, ma ormai tanto sono quelli gli argomenti. No, ricettari, ma si dice sta arrivando Elisa Gentilini, direttore di Piana Notizie, con sua figlia, che noi non faremo vedere, comunque, che è buona e tranquilla, Emma, facciamo i saluti. E tra un po'. Perché le porte si aprono da voi, si aprono verso l'esterno? Perché? È anche un fattore di sicurezza, perché se sono devo uscire subito,
verso, è vero, va verso fuori, è vero, certo, noi... Ma sinceramente, entrando in una casa italiana nella porta che va lì dentro, occupa anche molto più posto lì dentro. Sì, cioè, infatti. Tutto l'ingresso che viene occupato dalla porta. Infatti. No, infatti... Non ho mai... Vedi, ci sono delle cose... No, le finestre, sì. Le finestre, le finestre, vabbè, da noi penso sia l'Italia e pochi altri posti dove abbiano, che hanno le nostre finestre, hanno le persiane, hanno il tapparelle, da voi non ci sono, non esistono, come non ci sono, no? Anche essendo tanto sole d'estate non ci sono. Anche per il freddo, infatti, così. No, no. Mancano. D'estate ora no. Quando vado in Svezia mi mancano. Ci si chiede come è possibile. C'è troppo luce per dormire, cioè sì. La mattina mi sveglio alle 4 di mattina. Perché c'è tutta la stanza inondata di luce. Quindi no, ma io volevo sapere anche un'altra cosa. Ma le vostre case, anche questa è una banalità, però me la dovete passare ormai, ma le vostre case sono tutte arredate con mobili IKEA? Qualcosa c'è, sì, qualcosa c'è, anche tante cose. Sì, sì. Tante. No, perché a noi ha rivoluzionato davvero il sistema di arredare le case, che no? Ci ha dato più ordine e un modo di sistemare le cose. Voi avete però delle case, come sono? Più grandi o più piccole delle nostre? Le case tradizionali svedesi? Perché io leggendo dei libri ho visto, leggendo ecco, esatto. Di solito. Visto che ci sono anche gli spazi sono organizzati in modo diverso. Sì, c'è giardino, cioè, più magari spazio verde, ma perché c'è più territorio, anche magari possibilità di fare una cosa del genere. Anche solo vedendo quanti abitanti ci sono in Italia, quanti abitanti ci sono in Svezia, c'è una bella differenza. Il territorio è il solito. Cioè, siamo 9 milioni. 9 milioni. Italia 62, quanti siete ora? Sì, 60. È un paese che quasi tre volte, Sì che abbiamo tanto spazio noi, magari anche quello può influire. Certo, no, sicuramente. Io volevo invitare, anche se veniva Elisa, vedi, lui è curioso. Ah, sì, 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 quella che sì. Era roba sua, perché al sud non lo mangiamo, solo a nord. Ed è vero che la scatola si apre solo fuori all'esterno, sì, non in casa. Bisogna chiedere, ho messo a tutti vicini di casa. No, no, devi andare, vuoi aspettare? No, no, sì, aspetta, si sposta Barbara. Ci spieghi che cos'è esattamente? È la ringa, non marcita, sì, ma è un po' marcita, no? È vecchia. Emma, si è accorta che manca la mamma. Con tutti i gas che si formano, la scatola si gonfia, poi aprendo la scatola esce un odore. E si mangia? Si mangia? Si mangia. Ma penso sia. No, puoi venire? No. Vai. Vieni, puoi rimanere. Aspetta. Vieni. Barbara, faccio passare. Ma avete parlato anche dei luoghi comuni? Abbiamo parlato sempre dei luoghi comuni. Ecco, no, questo ci interessa. E ora però, guarda, diciamo, ci stiamo, io sono una falsa grassa. Prego, sì, oh, grazie a Sandra, perché oggi pomeriggio non c'è Beatrice che si sta riposando per stasera, vero? Tutta per il Dada Beach, quindi sta preparando pinne, occhiali, costume da bagno, ombrellone, così. Grazie. Ora sì, perché ci ha portato le tazze del tè, così tra poco prenderemo il tè. Sì, dicevi Elisa, sì, abbiamo parlato dei luoghi comuni. Abbiamo parlato un po' tardi, esatto, però parlavamo dei luoghi comuni. Sì, gli ho detto perché se sono venute in Italia per amore. Comuni, allora, uno è vero che siano belli e le svedesi mi pare evidente. Infatti. Quindi, nel senso, questo è un luogo comune, vero. No, ma non solo, l'ho detto anche molto, molto giovani, perché mamme giovani, giusto? Quindi anche questo però allora è vero. Poi è un'altra cosa vera, sono venute e rimaste in Italia per amore. Tutto sommato sì. Perché ora sta entrando infatti adesso ci sarà il nostro candidato. Però prima infatti una bellissima teiera. Bella. Si sa che te ci ha fatto menta e arancia. Ci ha lasciato il Beatrice, c'è lo zampino di Beatrice.
Ah, benissimo. C'è Emma che piange, no? Ma che protesta. Tutti, loro hanno tutti come minimo due figli. Sì, sì. Quanti anni? Allora, i miei sono 3 e mezzo e 6 e mezzo. 3 mesi? 3 e mezzo, 3 anni e mezzo. 3 anni e mezzo e 6 anni e mezzo. E i miei 9 e 14? Grandi. 2 e mezzo, 5 e quasi 7. 3 quindi. Io 16 e 12. Quindi mamme giovanissime, mamme giovani davvero. Mamme giovani, molto. Quella vecchia che mi viene sempre da domandare se è vero questa cosa, se soprattutto nel nord Europa noi abbiamo molto questo mito delle mamme che riescono anche a diventare mamme giovani perché sono più sostenute, più aiutate, ci sono più servizi, mentre qua tendiamo a purtroppo a dover rimandare certe scelte perché non, e l'asilo non c'è o costa tantissimo, non sappiamo dove lasciarli se rientriamo al lavoro, se ci fanno tornare al lavoro, cioè tutta una, è vera questa cosa? Sì, è un problema in Italia. Veramente problema. Siete trovati male, cioè. In senso, sì, io sì, è molto difficile perché anche ora io c'ho per esempio il più grande alla scuola, prima scuola elementare, lui finisce a mezzogiorno e mezzo, fa moduli, non c'è nulla dopo perché non è arrivato al numero per fare dopo scuola, che poi è un'ora, non mi aiuta, non ti aiuta. Però comunque è un problema per una donna, perché poi in Italia è ovvio che la donna deve rimanere perché non c'è un'altra possibilità qui purtroppo. E magari ci sono uomini anche che rimangono, però la maggior parte non credo che è così. E purtroppo non c'è l'aiuto che per dare alla donna la possibilità di tornare a lavorare e avere, capito, tornare al lavoro è difficile. Però positiva dell'Italia che in Svezia non c'è è il fatto delle nonne, perché le nonne italiane, cioè, spesso sono molto disponibili a aiutare di guardare i bambini, che in Svezia non lo fanno perché magari prima cosa lavorano, può darsi, sempre, perché la maggior parte delle, cioè, da noi tutte le donne lavorano, insomma, e quindi è possibile che lavora ancora, ma anche se non lavora è in pensione, quindi si vuol godere un po' la vita della pensione. Non abbiamo questo senso di grande sacrificio, no, della famiglia che c'è qui, e quindi magari la nonna è sì disponibile di vedere i nipotini spesso e anche di guardarli, ma non tutti i giorni, no, e tutto il giorno, cioè nel senso, c'è, quindi noi insomma diciamo che le nonne hanno fatto sì che non ci fossero da noi servizi, perché dice, tanto sono le nonne che facciamo i servizi, purtroppo. Invece da voi asili nido esistono, perché da noi sono miraggi, se fosse. Sì, non esiste, no, sicuramente non dappertutto, però sicuramente nelle grandi città. Però è più, sì, più funzionante per si sente sola. Sì, i bambini italiani si sentono sempre solo quando non c'è la mamma, no. È così, no, anche gli svedesi. Sì. Bene, in questo siamo qua. Io tanto abbiamo il sussidio anche per ogni bambino, abbiamo comunque dallo Stato quant'è? Sì, 200 euro a bambino al mese fino a 18 anni. Questo potrebbe essere forse un altro incentivo a, no, perché sai, ma da noi c'è stato l'incentivo per 3 mesi, no, un anno, e poi dopo cosa se ne fa del bambino dopo un anno, cioè nel senso non hai più l'incentivo, che te ne fai, quindi tre bambini non è solo 200 per 3, 600, ma anche di più, 700, 800. Questo potrebbe. Io intanto però vi do metto un po' di tè. Per esempio la scuola mezza è tutta un'altra cosa che in Italia. Non paghiamo la mensa, no, come viene pagato qui in Italia, almeno a sesto c'è una cifra molto grande la spesa della mensa per i bambini. E invece in Svezia la mensa nelle scuole com'è? È incluso nel pagare le tasse, noi paghiamo le tasse, dalle tasse che vengono pagate questi servizi. Ho capito. Sì, quindi anche libri scolastici, penne, che danno anche tipo la penna, la gomma, le foto, proprio tu
sì. non si porta niente, un quaderno, un vuoto e poi... Cioè, anche scuola. E le scuole hanno la carta igienica. Sì, sì. Ah, no, perché da noi no, da noi no. Sì, la carta igienica. Sì, sì. Sì, sì, c'è un lusso. Si sta girando qui un nostro amico, un nostro amico che tra un po' entrerà, è il nostro candidato, sì, che è un esperto di tante cose. Io non so se vuole entrare subito, vorrebbe, perché c'ha anche degli impegni, poi ha visto tutte queste belle signore e ha deciso che è il caso di venire subito qui. Allora io farei entrare, sì, farei entrare il nostro candidato e chiaramente anche l'intervistatore del nostro candidato, così voi potete anche conoscerlo e magari, visto che ci sono sempre le elezioni in Italia, può anche decidere di poterlo votare. Prego, Asdrubale Porcellotti, buonasera, buonasera, le lascio il posto, le lascio il posto, prego. Ora tanto... Io mi ero preparato il saluto, però io svedese molto arrugginito, ora mi provo, cook well. Troppo, bravissimo. Vabbè, e niente, praticamente mi fa molto piacere incontrare prima di tutto queste splendide signore che appunto niente rappresentano un paese bellissimo. Io sono un profondo conoscitore della cultura svedese, delle tradizioni, e un grande appassionato di tutto quello che è la Svezia, niente, diciamo sì. Tra l'altro, io ho abitato per diversi anni quando ero piccolo a Oslo e mi è rimasta nel cuore, scusi, praticamente. Candidato, scusi signor Porcellotti, le volevo sommessamente far notare che Oslo sarebbe in Norvegia, non in Svezia. Ma è sicuro? Sì. No, quando ci abitavo io era in Svezia, ora se l'hanno spostata dopo, di io sono sicuro al 100%. Poi lei può sempre fare il pignolo, insomma, mi va a cercare sempre il pelo nell'uovo. Sono il suo intervistatore ufficiale, niente, devo contrastarla quando dice queste ho cose. Ho abitato diverso tempo, ora magari mi confondo un attimino sul posto preciso. Niente. Tra l'altro io praticamente ho dei ricordi splendidi della Svezia e ho portato anche alcune immagini di quando, insomma, meno male del periodo in cui ho trascorso laggiù. Se lei mi consente, vi vorrei condividerle con tutti, insomma. Certamente, anzi, vediamo la nostra regia di prestare attenzione alle immagini che ora ci mostrerà. Questo è praticamente il primo ricordo che io ho della Svezia, praticamente da quando ero piccolo mi sono sempre commosso a queste, quella cosa più che si vede da tutte le parti, cioè quella che arriva più praticamente agli occhi. Scusa, praticamente lei è sponsorizzato? No, assolutamente, questo è proprio passione, questa è passione, proprio passione, sì. Niente, questa è la mia maestra delle elementari, perché io ho fatto la sua maestra delle elementari, sì. Ma questo è un salmone, ecco. Allora scusate, questa la mia maestra delle elementari. Sì. Ora non vi fate ingannare dalle apparenze, perché praticamente sembra una persona un po' burbera, no? Ma era molto dolce, cioè era una persona veramente squisita. Niente, poi questo sono io con alcune amiche sulla spiaggia a Ferragosto, praticamente, che il clima migliore della giornata, quello nel mezzo. Ma hai avuto una metamorfosi abbastanza? Sì, solo dopo sono cresciuto, diciamo, un po' un attimino cambiato, sì, tutto, sì, niente. Sì. E poi per finire, praticamente, questa è un'immagine del centro di Stoccolma, praticamente, che non rende l'idea, insomma. Niente. Ho voluto condividere con voi questi miei ricordi, perché io praticamente sono. Per parlare anche di Babbo Natale, vero? Perché, sì, sì, perché sì, la sua, sì, precedente lista, che non ha avuto un grande successo, perché ricordiamo, a fronte di 15 voti della sua famiglia ne ha avuti solo 4. Lo so. No, effettivamente, insomma. Però perché c'era questo ricordo di Babbo Natale? Sì, no, effettivamente io. Tra l'altro io Babbo Natale l'ho conosciuto anche personalmente, effettivamente c'è stato, insomma, un rapporto molto. Scusi, lei quando abitava a Sesto aveva accanto Sherlock Holmes? No, quando abitava a Londra. Ma l'altra parte c'era Pinocchio, ora c'è anche Babbo Natale. L'ho conosciuto laggiù praticamente, perché effettivamente laggiù, insomma, è una cosa. Non so più cosa dire. Lui era un compagno di banco a scuola. Compagno di banco? Alle medie dicevo. Di Babbo Natale, ecco. Sì, no, diciamo, ora lui ha qualche anno più di me, insomma, effettivamente, sì, insomma, io ora sono un po' più giovincello rispetto a lui. No, sì. No, il salmone ora mi viene a mente, l'ho portato ora effettivamente, perché mi è rimasto impresso. Io mi ricordo una volta andai all'IKEA a comprare un mobiletto praticamente, no? E niente, non trovai quello che cercavo. A un certo punto entro lì, esco praticamente, e c'è il reparto alimentare, no? C'è tutte le varie specialità svedesi, e comprai un salmone. Ora io porto a casa la scatola, l'apro
morale della favola, erano a montare, c'era la brugolina, sì, c'era la brugolina dentro, una pelle, che no, partevano bene, effettivamente, cioè, bisogna dire il che sapore com'era, sapeva un po' di legno, sapeva un po', sì, un po' legnoso, un po', cioè. Tra l'altro, insomma, no, io mi ricordo, insomma, sono stato benissimo, sinceramente, guarda, vi devo dire, io quel periodo sono stato lassù, sono stato d'incanto, è un paese bellissimo, grandioso, c'è un sacco di risorse naturali, cioè io mi ricordo di tutto, so. C'è niente, c'è i merluzzi, insomma, quelli, gli abba, cioè, poi, insomma, poi le miniere di Stracchino, mi ricordo c'era anche. Le miniere di Stracchino? Sì, sì, mi ricordo questo caso, ma particolare, ma colpito. Sì, ma sì. E poi Ibrahimovic, Ibrahimovic, il calciatore Ibrahimovic, sì, una risorsa, insomma, non indifferente. Sì. Ecco, una curiosità, ecco, voi probabilmente siete più ferrate di me, ma. Ora io mi ricordo gli svedesi, ora a parte la signora è un po' più scura, ma in genere diciamo la. Scusi, sì. Candidato, io ripasso il microfono, certo. Perché sicuramente loro avranno molto. Sì, sì, no, io sono qui, mi fa molto piacere, anzi, rinvivere diciamo le esperienze. Niente, dicevo Ibrahimovic, una curiosità mia, no? Io, diciamo, bene o male, ho visto sempre, diciamo, le persone bionde, gli occhi chiari. Ora Ibrahimovic non è che sia proprio così, no, sinceramente, mi sembra più un giostraio a me, insomma, ecco. Ma siamo sicuri che è proprio svedese, cioè mi spiegate questo dilemma, insomma. C'è un passaporto svedese, perché è svedese. Svedese, insomma, è svedese. Non è nato in Svezia, o sì, non è nato in Svezia, no. No, se no vuol dire Gattuso potrebbe essere un norvegese, no? Cioè, volendo, no? O non so, Piero Perù nato in Finlandia, cioè, vabbè. Comunque, questo era il mio dubbio, effettivamente, insomma. E niente, ora è. Abbastanza molti, sì, sì, no, ma anche noi, ecco, sì. Quello, cioè, no, ma con questo senza. Per carità, senza. No, era un dubbio mio perché lo vedevo, effettivamente, mi sembrava tanto svedese, no, però effettivamente mi fido ciecamente io della vostra. Niente, per Babbo Natale, ora me l'ha introdotto il mio intervistatore ufficiale. Io sinceramente, cioè, ho un buon ricordo di Babbo Natale, perché effettivamente, insomma, ora c'è chi dice Babbo Natale non è svedese. Attenzione, questa è una leggenda metropolitana. Perché dicono che è finlandese, no, dalla Lapponia. Allora lui viene in Lapponia, però vive in Lapponia per motivi fiscali, perché praticamente esatto, lui praticamente che c'ha tutto questo, insomma, questa struttura che fa i regali ai bambini, fa tutte, insomma, c'ha una struttura non indifferente. Allora che succede? Lui ha laboratori, magazzini, tutti gli elfi che fanno tutte le varie cose. Lui praticamente che fa? Anche se è un'associazione senza scopo di lucro, lui avrebbe dovuto pagare l'IMU, avrebbe pagare la Camera di Commercio, il commercialista, la conto IVA, le tasse sugli elfi, che poi dice gli elfi sono volontari. No, non si può fare volontari, perché gli elfi dopo il sfruttamento di elfo, no, praticamente. Allora, niente, lui vive appunto in Lapponia e tra l'altro, insomma, si trova a volte. Ora, insomma, io so che deve venire tra l'altro qualche mese qui in Italia, perché praticamente lui è un po', insomma, c'ha qualche anno, effettivamente, no? È un po' acciaccato, si chiede, ora vuoi venire a Torre del Lago, ha detto praticamente, perché, insomma. Poi, sai, c'è anche un discorso, da quando convive con la Befana, che lei, insomma, gli dice, ma non si va male da nessuna parte, non lo sa come le donne, insomma, sono un po' più, si muovono un po' di più, e allora niente, lui vedrebbe che a Torre del Lago, tra l'altro approfitterei per venire a salutarlo, se volete venire anche voi, io sono un buon amico, perché tra l'altro è stato l'ispiratore della mia lista, Babbo Natale, un milione di regali per tutti, ho preso 4 voti alle elezioni ultime, insomma. E beh, questo niente, era un mio pensiero che volevo esprimere. Io lo vediamo tutti gli anni. Ah, lo vedete voi, insomma, ecco. Perfetto, insomma. Però di solito, insomma, in Italia qui spesso i bambini non vedono. Non si fa vedere, non si fa vedere. Lo trovate sempre. E per quello il grasso Montorgio, gli date sempre i biscotti, tutti ogni casa, non ho capito. Sappiamo benissimo. Ok, e poi un passo dal cammino, no? Tocca passare di fuori, per quello, non ho capito. Ma voi vedete anche Santa Lucia? Sì. Avete anche Santa Lucia? Sì, 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 molto concorrente, importante. Concorrente di Babbo Natale? No, è una festa prenatalizia, no, concorrente non è. È la festa che forse festeggiamo di più, diciamo, perlomeno noi svedesi qui a Firenze, intorno a Firenze. Tutti gli anni facciamo una grande festa qui a Firenze. Infatti. È una festa veramente bella, molto sentita. E prettamente poi svedese, cioè esiste solo in Svezia, in certe parti della Norvegia lo fanno anche, però è una festa proprio svedese, quindi teniamo a mantenerla questa. Gestire molto ecco, per. Sì, c'è Santa Lucia, ecco, che appunto, ha le candele in testa, e quelle, le damigelle che la seguono invece ce l'hanno in mano, una candela. E poi c'è i ragazzi stellari che hanno un cono in testa con una stella. Come? Un estintore dietro per. Sì. Ma non gli date lei. Vabbè, scusate,
Come il nostro. E poi cantiamo queste canzoni nostre che sappiamo tutti a memoria, che sono comunque tanti, una decina, una ventina di canzoni, che tutti gli svedesi sanno a memoria perché comunque sono molto molto sentite. Qui a Firenze c'è una comunità grossa, vero, di svedesi, mi dicevate, quindi anche per ritrovarvi tutti avete un posto ben preciso oppure no, fate cercate di volta in volta? No, tutti gli anni appunto facciamo questa festa di Santa Lucia che è un po' il più della Io prendo anche te. Ultimamente abbiamo fatto una lì alle Cascine, siamo trovati per un picnic, abbiamo fatto abbiamo giocato a Bramble, che è una specie di baseball svedese, e siamo tutti lì, insomma. Quindi di volte a volte si decide un po' se resta fuori con i ragazzi, con i bambini, magari ci si incontra per dipingere le uova di Pasqua. Ecco, domanda sì. seria stavolta. Allora, voi giustamente siete in Italia, vi state bene, ma dico io, avete gli asili che funzionano, avete i trasporti che funzionano, avete tutto, lo stato sociale che funziona, dovete essere proprio innamorate per stare qui, perché vuol dire che avete trovato proprio l'amore perso praticamente, vi adattate in questo manicomio, perché vuol dire, no? Noi si vede purtroppo da lontano tutto questo bella situazione, poi ci sarà anche lì i lati negativi, ci sarà i suoi problemi, però perlomeno voi pagate le tasse ma avete qualcosa che funziona. Noi paghiamo le tasse e dobbiamo ripagare su qualcosa che non funziona ancora, cioè ripaghiamo un servizio già pagato e poi non funziona, portiamo la carta igienica a scuola ai bambini, portiamo la carta per le fotocopie, i pennarelli e vabbè, questo è quanto. E quindi è proprio perché siete innamorate allora? C'è tanti altri lati positivi dell'Italia. Per me uno dei tanti è il sole, che c'è in Italia, che non te lo trovi lì il sole. C'era Cristo. Ma cos'è, la neve? E uno so, non si sa, ecco. Non lo so. Quindi il sole. Il sole sì, per me è una cosa molto, molto importante. Poi è un altro tipo di vita. Che in Italia ci sono tante pro e contro, però per ora io personalmente, come sono io, mi trovo sicuramente meglio in Italia. Sì, c'è comunque la pizza che la ringa che gonfia. Sì, assolutamente sì. Secondo me sì. Ma poi c'è, non so, c'è comunque un certo ottimismo comunque sempre qui, un po' di leggerezza di vita che in Svezia non c'è. E gli svedesi infatti sono comunque di animo un pochino più serioso, un pochino più... e quindi questa è una cosa bella, insomma. Io trovo che... Un'altra domanda che ti volevo fare, sì, in Italia ci sono appunto queste cose, però trovarsi anche a dover, appunto prima si diceva, anche mettersi l'idea di fare gli armadi, no? Anche, nemmeno se fosse l'IKEA, di farli, nel senso bisogna cambiare di volta in volta, giostrarsi anche come mandare il bambino a scuola, prenderlo in piscina, non sapere dove tenerlo 2 ore perché uno ha un impegno, così vi ha fatto comunque superare cioè la bellezza forse di questo anche caos di vita o anche questa disorganizzazione ve l'ha fatta apprezzare, insomma, tutto sommato, voi che siete molto organizzati, almeno date l'idea di essere molto organizzati. Abbassate da giovani, quindi che 19 anni fai presto a abituarla, se io fosse arrivata adesso magari non so bene, 19 anni devi sempre formarti, quindi sì, credo che per noi tornando in Svezia, per esempio, in 2 anni, almeno io mi troverei forse in Svezia, che mi mancherebbe magari delle coste, Ecco, ma quando... Scatto delle bellezze incredibili, cioè dappertutto tu vai, tu esci, tu guardi, e c'è delle bellezze incredibili, cioè, ci sono anche in Svezia, però c'è una diversità di posti, di cultura, di ogni angolo, veramente. E prima abbiamo accennato al discorso delle ricette, io sono un po' curiosa sulla questione alimentare e si dice va bene, in Toscana si mangia benissimo, ci sono sempre delle specialità che si mangia bene solo in Toscana, si mangia bene solo in Italia, ma secondo me si mangia bene un po' dovunque, immagino, a parte le aringhe, ma c'è qualcosa di caratteristico che anche vi manca un po' dalla Svezia, che anche fatto qui, rifatto qui il piatto non viene come
come in Svezia. No, perché io sono le polpette, no, noi conosciamo solo le polpette sempre per il discorso dell'Ikea. Pittipanna. Pittipanna, il tipico classico pittipanna, quello che è rimasto in frigorifero, non lo faccio mai qui, non so perché, però quando lo mangio su è in casa, giustamente, fatto in casa. Sono tutte cose, si fa spesso anche dopo Natale, magari quando è rimasto le cose del Natale, il prosciutto. Con l'avanzi tutti i pezzettini piccini, 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 patate, salsiccia, prosciutto cotto, cipolla, quello che... Il frigorifero si mette in padella tutto insieme. Tutto insieme. Sì, mia moglie fa delle cose. Sì. Sì. Sì, che, sì, ci sono alcune cose, anche magari tante si fanno ora, tante si riesce magari a fare, trovare anche qualcosa. Mi sembra che quasi tutti cuciniamo più al costante. Forse sì. Anche. Tranne che forse per i dolci. Ecco. I dolci, perché i dolci sono molto buoni da noi. Che dolci ci sono da voi? Qualche dolce caratteristico? No, i miei bambini quando sono in Svezia vogliono mangiare bulla. Bulla. Che ci sono anche. E sono? Sì, sono brioche cannella dentro. Sì, quando si va in Svezia vogliono. Sì, lo vogliono tutti questo dolcetto particolare. Che poi anche se magari li importo qui, se li faccio qui, ma se in Italia. Non è uguale, non è la. Male, non lo ricerco, però. Insomma, più che altro i dolci, più soprattutto. Tanto dolci che comunque quelli li facciamo sempre alla fine, io come faccio sempre la fare torte, fare sì. Anna porta sempre, Anna porta spesso. Questa è una caratteristica, insomma, anche magari quando vi riunite, vi ritrovate e portate qualcosa da mangiare, portate soprattutto i dolci, eccetera, poi vi ritrovate e cantate. A me è capitato, io lo racconto ormai spesso questa cosa qui perché mi ha colpito, all'inaugurazione dell'Ikea, ovviamente qui, c'era appunto per colazione l'aringa, la mattina alle 7 per colazione l'aringa e da bere c'era la vodka, ecco appunto. Ecco, sì, ma pensate anch'io. Però dopo finito la colazione così si sono messi tutti a cantare perché dice buon augurio, è augurale, è di buon auspicio. Sì, 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 certo, tutta la persona. Ecco. Quindi vabbè. Quello si piace così, faccio motivi, sì, infatti. No, ci fu il taglio. Fu serato l'albero, sì, perché dice in Svezia ovviamente avete tanti alberi, quindi è una tradizione per quanto riguarda Ikea tagliare alle inaugurazioni, non tagliare il nastro, ma tagliare l'albero appunto. Per cui questo è vero. E poi vi dico anche un'altra cosa su Ikea, perché si dice che gli italiani sono superstiziosi. E uno pensa invece, dice, nei paesi nordici gli svedesi non lo siano. Io ho saputo che Ikea inaugura sempre i suoi negozi mercoledì perché porta bene. Siccome il primo è stato aperto di mercoledì, le è andata bene e allora dice. Quindi anche voi siete superstiziosi. No, non siete. No, non siete, è un caso. Magari gli anziani un pochino, però per poche cose. Se proprio sia uno specchio, vabbè. È come di te. Anche lì il gatto nero. Sì, il pomino, c'è anche il pomino, per l'amore, per lo sfortuna. Veleno. Com'è questa cosa? Il pomino per strada, c'erano quelli con la K, quello con la A, e allora uno doveva camminare se c'era una K, perché amore? O se no per le auguri di sfortuna doveva evitare. Bellina.
E quindi insomma vedete, ci sono anche, volevate fare delle domande, io ho sentito lì, ah no, due delle cose da dire, ecco, no, perché sentivo che ci dicevano qualcosa e quindi c'era Elisa che voleva chiedervi delle cose su bambini, ma credo sia stata presa prigioniera da sua, direttamente dal bambino e dalla bambina che non, ecco. No, invece un'altra cosa che ha fatto conoscere l'IKEA, sì, l'IKEA, la Svezia, non è solo l'IKEA, perché se no non è sempre si faccia la pubblicità, non è solo questo, e sono anche i libri. Da noi sono arrivati già da qualche anno i giallisti svedesi. Giallisti svedesi che hanno avuto tanto successo da noi, hanno venduto moltissimo, tanto che c'è una continua richiesta, ci sono le ristampe eccetera eccetera, io lo sapete che mi piace molto Stieg Larsson, e comunque questi autori che voi sappiate sono famosi da voi oppure... Ecco, è un fenomeno. Camilla, anche sì, Camilla, sì. Com'è che si chiama? Camilla Lag? Lagerbäck, sì, che sono. Erano già famosi prima, cioè in realtà aveva fatto abbastanza male. Però ecco, c'è tutta questa ondata di giallo, di la Svezia è così, giallo freddo, noir. Noir, no, però lì in Italia è arrivata quella. È arrivata. Va molto anche in Svezia, però in Italia è proprio quel filone lì che è arrivato. E voi quando siete arrivati qui in Italia per leggere un libro, perché all'epoca immagino, insomma, 20 anni fa non c'erano neanche gli strumenti che ci sono adesso, i tablet che traducono anche velocemente. Quindi leggevate in che lingua? Vi portavate il vostro libro dalla Svezia? Ma ancora oggi. Anche ora oggi? Sì. Bella questa. Cioè. Io sì, preferisco leggere in svedese. Leggo un libro per piacere in svedese, mi rilassa di me. Comunque lo leggi anche in italiano? Sì, però se posso scegliere tra i due, preferisco. Che tipo di libri ti piacciono? A me i gialli. Ah, i gialli, sì, quindi vedi. Conosco le mie estate. Sì, infatti anche secondo me è stato uno. Vabbè, noi abbiamo allora, oltre che il negozio, il punto vendita di mobili, eccetera, eccetera, i gialli, anche Sven Goran Eriksson, che è Isen, cioè i calciatori, che comunque insomma vabbè. Ambrì. Sì, loro sono sempre, vengo sempre alle nostre feste, Ambrì, la moglie Marianne, che sempre a Santa Lucia. Ecco, quindi fa. Mi è rimasto tutti nel la Fiorentina che fa. Sì, era molto brava. Ecco. Poi ha fatto 7 reti in un'unica partita. 7-1 Fiorentina Brescia nel 1962. 7 Hamrin, vedi, lo conosce idolo. Guarda, ti lascio recentemente. No, curta. Se volete vi si dice dove abita, qui a Firenze sta bene, un bel personaggio. Ah, allora basta, non c'è problema. Come non detto, non ho detto. Noi siamo. No, volevo dare due notizie. Innanzitutto Beatrice che era scomparsa per questioni di Dagua Beach e che eccola qua. Era fa la bagnina. Ecco. Ciao, benvenuta a tutte, la Martina la conosco alla grande. E sì, ero di là alla succursale estiva al Palazzetto dello Sport, stiamo finendo di allestire questa sera e quindi insomma scusate le condizioni, sono un po' spappolata. Abbiamo visto una foto con Barbara Enrichi ieri sera qui al... Sì, grande, ieri è venuta la Barbara Enrichi a presentare un documentario sulle donne che si chiama Variabili Femminili e insomma un personaggio veramente molto interessante, molto profondo e insomma poi molto carina lei. Allora, noi annunciamo da qui a tema di smentita che il 6 luglio, sabato 6 luglio, dal Dada Beach faremo una specie di non stop, un sabato sera faremo una specie di non stop all'aperto in diretta.
Sì, sabato o domani è stato annullato per questioni organizzative di SIA e di altre cose, invece lo faremo il 6 luglio e se va bene lo ripeteremo e sarà una non stop che partirà dalle 9 di sera fino a quando avremo voglia, perché questo è il bello di essere editori di noi stessi, padroni di noi stessi e dove si può dire e fare quello che vogliamo, questa è la bellezza delle nostre web tv. Allora, su questo aspetto qua vi rimandiamo ad un programma più dettagliato, ma invitiamo fin d'ora chiunque vuol venire, sia a ballare, a cantare, a recitare poesia, a raccontare storie su sesto, a raccontare storie di ciascuno, a venire sabato 6 luglio alle 9 al Dada Beach, alle 21, insomma alle 21. Viale Machiavelli, dove appunto ci sarà Beatrice e ci saremo tutti noi. Sì, anzi, se volete controllare il programma ufficiale delle serate, lo trovate su www.dadabeach, scritto Beach come spiaggia, ormai dadabeach.it. No, e quando facevano al carosello i famosi Sally Andrews, che dicevano, dato che era un popolo colto, e alla fine Sally Andrews diceva, e ricordate, si scrive Andrews, ma si pronuncia Andrews, cioè, veramente una fase, ma insomma non siamo tanto discosti. Due notizie soltanto. Uno, questa settimana è mancato il maestro Bruno Bartoletti, che era un nostro concittadino, che era un personaggio straordinario dal punto di vista artistico, che ha dedicato tutta la sua vita alla musica e se n'è andato lasciando questo manifesto per la difesa del maggio che ora tutti cavalcano in qualche maniera, no? Noi siamo contenti che sia così, ma se in qualche modo fosse stato ascoltato da prima quello che diceva Bartoletti forse non si arrivava a questo punto. Ci dispiace molto, anche perché due anni fa fummo i promotori come Sesto TV con la biblioteca di una serata per gli 85 anni di Bartoletti, venne alla biblioteca e lo intervistammo, abbiamo ancora tanto materiale e abbiamo rimesso in linea il servizio che avevamo fatto su di lui. La seconda cosa che invece riguarda un vivente è una proposta che sta venendo fuori per la nomina a senatore a vita, niente poco di meno, di Alfredo Martini, il nostro grande concittadino, grande commissario tecnico del ciclismo. La facciamo nostra e cerchiamo di diffonderla il più possibile, perché ci sembra una cosa notevole, dato che Martini, oltre che un grande sportivo, è anche un grande uomo da un punto di vista umano, di principi e di etica. Ecco, questo ci piaceva ricordarlo. Io a questo punto chiamerei ancora Elena, che concluderà in maniera più degna della mia. Questa se n'è andata. È in mezzo ai bambini, ma comunque deve essere precettata e portata qua. Allora, tanto per la cronaca, l'abbiamo sempre detto, il tè di stasera che cos'era? Quale? E cos'era? Non c'eri? Interrogazione. Il tè alla menta, verde? No, veramente? La menta. Ma scusate, ecco, c'è l'arancia che lo fa, perché cioè, mi dici tè verde, il tè alla menta, io penso sia verde invece marrone, insomma, comunque io non ci capisco niente. È un roibos. Menta, sì, menta e arancia. Menta e arancia, bene. Allora io ritorno in disparte, ripasso la parola a Elena, perché ormai siamo quasi alla chiusura della trasmissione. Voglio intanto ringraziare le nostre amiche che ci hanno fatto questa sorpresa stasera e questa cosa molto interessante. Ci sarà anche altre occasioni per rifare altre serate. Ecco, portate i dolci, mi raccomando, no ring, dolci. Prego, Elena. Allora, eccomi, sono ritornata. Sì, infatti ho sentito, vi hanno già commissionato dei dolci, non poteva che essere così. Beh, senti, ti ha già chiesto come va il Dada Beach, ma che gli appuntamenti che ci sono? Sì, ci sono tanti appuntamenti, abbiamo già promosso quello del 6 di luglio e poi ho detto appunto che il programma ufficiale si può trovare direttamente, perché siccome è molto molto vario, si può trovare direttamente sul mini sito che abbiamo creato ad hoc, che è www.dadabeach.it, quindi magari, lì si trova tutto. Magari faremo questa poi alla fine quest'unione tra il tè del venerdì e il Dada Beach, ma faremo una cosa. Il tè on the beach. Esatto. No, adesso ci stiamo proprio, vabbè. Bene, no, ecco. Beh, io adesso volevo ringraziare tutti perché stiamo finendo e mi dite che quanto manca.
Se è finito, è praticamente finito, però è a, posto, a gusto mio, vado avanti. No. Certo, infatti passo a lui intanto la parola. Ora, la politica in questo momento non è che sia il meglio del meglio, no? Diciamo, però se bene o male si va avanti ci vuole anche quella, insomma ci vorrebbe politici un po' più onesti e capaci. Niente, il Movimento 7 Stelle che ci proporremo in fase amministrativa, quando ci saranno le amministrative, il Movimento 7 Stelle, perché accontentarsi di 5 stelle quando se ne possono avere 7, dico io, no? A metà, allo stesso prezzo praticamente. Per cui io butto lì la palla, chi la vuole raccogliere vedremo dopo, può darsi 5 voti, li prenda invece 4, no? Questa volta. Insomma, sarebbe già un bel passo avanti, no? Effettivamente, insomma. Ecco, allora noi salutiamo, ringraziamo tutti, questo è in streaming il TED del venerdì, lo sapete già, è in streaming, comunque andrà su, sarà su YouTube. E adesso, proprio, oltre a ringraziare le nostre amiche svedesi, Barbara, Lena, Martina e Anna, io volevo chiederle un'ultima cosa, volevo chiedere a loro un'ultima cosa, un saluto svedese. Chi prende il microfono? Per me mi vedo un po' arrugginito io. Non... Bene, grazie mille.